Ciao, oggi vorrei rispondere alla richiesta di un'amica che mi ha domandato qui sul canale quale sia il mio procedimento per dare la vernice agli oggetti di metallo, agli orecchini, voi sapete, a tutti i pezzi di metallo che facciamo, la vernice protettiva, quella che serve a sigillare la patina e ad impedire, ad esempio, come per esempio nel caso degli orecchini di rame, che diventino verdi, che vengano a diretto contatto con la pelle, eccetera, eccetera, provocando quei danni che sappiamo. Allora, adesso vi mostro il mio sistema. Sapete già di che vernice parlo, ne abbiamo parlato nell'altro video. In questo caso è una vernice che si chiama Zapon. Ed è una vernice liquida che viene data di solito a pennello, ma nel nostro caso è molto più facile darla ad immersione, cioè utilizzarla ad immersione. È possibile però che troviate sul mercato altre vernici di questo tipo. Questo è un procedimento che secondo me è adattabile un po' tutte le vernici che abbiano queste caratteristiche, e quindi penso che possa tornare utile, almeno lo spero tanto. Fatemi sapere e vi mando un bacio. Ecco, questi sono gli orecchini sui quali vorrei dare la vernice di protezione, vedete? In realtà sono già stati, diciamo, immersi nella vernice, quindi non so se si possa vedere, ma ho fatto una prova prima, quindi è possibile che si veda qualcosa. Però questa, insomma, è una prova per noi. Allora, questi sono gli orecchini in rame. Come vi accennavo la scorsa volta, lo Zapon, che è questa vernice che utilizzo io, non è molto indicata per i metalli argentati. È l'unica raccomandazione che posso fare, perché è un po' ingiallente. Mentre su metalli di altro colore devo dire che va piuttosto bene. Allora, vi dicevo, ci sono altre vernici ad immersione. Probabilmente ne troverete anche di migliori rispetto a questa, però il procedimento all'incirca sarà così. Allora, vernice a pennello che io ho smezzato e messo in un contenitore con chiusura ermetica, ok? Sappiate che è il caso di tenerlo non soltanto riposto adeguatamente, perché è una vernice molto tossica, ma anche quando lavorate cercate di lavorare con le finestre aperte o possibilmente anche all'esterno, perché è veramente piuttosto irrespirabile, come tutte le vernici alla nitrocellulosa. Tenete a portata di mano anche un solvente alla nitrocellulosa, come questo ad esempio, perché se avete bisogno, avrete bisogno di togliere immediatamente la patina per via di un errore, la vernice di protezione per un errore, per qualsiasi cosa, o toglierla dal materiale che avete attorno sul tavolo, vi servirà sicuramente. Questo è il diluente della vernice. Ogni buona vernice ha un proprio diluente, deve avere un diluente, deve poter essere removibile. Allora, poi ci sarà bisogno di qualche pezzetto di filo, così di scarto, questo è un po' sottile, ma funge all'uopo, ed è il filo che ci servirà per essere utilizzato come, diciamo, arpione per gli orecchini. Una superficie, naturalmente cercate di non lavorare su un tavolo che si possa rovinare facilmente, a meno che non sia un tavolo da lavoro come questo, oppure proteggete la superficie. Allora, questo è un foglio di carta d'alluminio sulla quale si possono tenere i pezzi una volta puliti, una volta anche passati con la vernice, possono essere appoggiati qui. Un pezzo di carta assorbente. Allora, e anche dell'alcol che ho messo in questo bicchiere, ne metto ancora un po'. Allora, perché l'alcol? L'alcol serve per pulire gli orecchini o i pezzi che voi intendete passare nella vernice. Perché? Perché vanno ripuliti perfettamente dal grasso che inevitabilmente sui polpastrelli delle mani o dalla polvere anche con cui il pezzo viene a contatto. Perché poi verrà poi sigillato. Se lasciamo dello sporco su questi orecchini, per esempio, rimarrà qui sigillato insieme ovviamente alla vernice. Quindi lo scopo dell'alcol, che voi sapete è uno sgrassatore, pulisce molto bene sotto questo aspetto, è proprio quello di togliere macchie di grasso, chiamiamole in questo modo. Allora si lascia un pochino, potete anche procedere in un altro modo, se avete un po' fretta, questo è il sistema forse più veloce, c'è sicuramente il tempo di asciugatura dell'alcol, che però non è poi tantissimo perché l'alcol evapora abbastanza velocemente. Ecco, adesso facciamo così. Ecco,
poi li metto o su carta assorbente, insomma, o su carta d'alluminio. Dicevo, l'altro sistema è quello semplicemente di lavare i pezzi di metallo che dovrete proteggere con acqua saponata e poi naturalmente sciacquare, lasciare asciugare perfettamente all'aria, perché la vernice, normalmente questo tipo di vernice di protezione, di solito non è compatibile, essendo a base oleosa, non è compatibile con l'acqua, quindi tutto ciò che viene a contatto con la vernice deve essere senza acqua, non deve contenere acqua. Allora, adesso facciamo asciugare gli orecchini all'aria. Di solito con l'alcol non ci vuole moltissimo, però insomma devono asciugare all'aria. Dopodiché, una volta asciugati, facciamo così, forse è meglio, ok, una volta asciugati e quindi puliti, eviteremo di toccarli direttamente, magari con le mani. Possiamo fare in questo modo. Faccio poi un nodo abbastanza lasso, largo, ok? Qualcosa di comodo. Ok, in questo modo. Attendiamo, magari possiamo appendere, perché lo scopo di questi pezzi di metallo, questi fili di metallo, è quello anche di appendere ovviamente l'oggetto. Possiamo appenderli ad asciugare, dopodiché passeremo alla vernice. Allora, ecco qui, è una vernice molto densa, questa, la mia, quella che sto utilizzando in questo momento. E per la mia esperienza personale, diciamo che preferirei leggermente meno densa, ma comunque è il risultato finale che poi ci dirà se va bene o meno. Allora, non abbiate paura di sbatacchiare un po' così il pezzo, perché in realtà bisogna fare scendere un po' di vernice. Altrimenti creerà degli accumuli piuttosto antiestetici e che poi non si potranno togliere più in un certo senso. Quindi è meglio sbatacchiarlo in questo momento, in questo modo, e sì, anche in questo momento, e poi metterlo su una carta assorbente. È preferibile ripetere l'operazione 2 o 3 volte piuttosto che avere un accumulo eccessivo di vernice. Facciamo la stessa cosa con questo orecchino. Ancora. Ok, stessa storia, togliamo quanto più è possibile. Ok, poi appoggio qui e chiudo. Lascio che un po' di vernice venga assorbita dalla carta, dopodiché passerò alla ore di tempo. In realtà, dopo poche ore potrete già maneggiare i pezzi passati nella vernice. Per la prima mezz'ora assicuratevi che non ci siano gocce che si formino da qualche parte, perché poi rimarranno anche con la carta, sempre carta assorbente. Cercate anche di insistere in punti in cui si potrebbero formare gocce, non necessariamente quindi solo sotto, ma anche in altri punti. Ok, tipo qui. Adesso lo sto facendo con la mano sinistra, quindi sono un po' imprecisa, però è giusto per farvi capire. Dove vedete che c'è un eccesso di vernice, come probabilmente succederà qui, dove c'è molto metallo, dove c'è anche ci sono delle asole, eccetera, bisogna intervenire delicatamente con un po' di carta per assorbire la vernice. Questo finché non sarà tutto completamente asciutto. Ecco gli orecchini dopo circa 14 ore di asciugatura, quindi non un'asciugatura completa, è un'asciugatura parziale. Però gli orecchini a questo punto sono maneggiabili ed è possibile già valutare l'esito della verniciatura. Allora, il procedimento che vi ho mostrato vale per tutte le vernici a pennello o ad immersione, che dir si voglia, e quindi potete tranquillamente procedere come vi ho mostrato. In specifico, due cose che vorrei dire sullo Zapon.
Ecco, guardando questi orecchini, posso dire che ci sono degli accumuli. Certo, questa è una prova molto difficile per lo Zafon, perché la lavorazione degli orecchini è piuttosto intricata e sottile. Però ci sono alcuni accumuli di vernice che certamente mi fanno decidere per una diluizione prossima dello Zafon con una piccola quota di diluente nitro, alla nitrocellulosa, appunto. E vedremo insomma se possiamo promuovere lo Zapon come vernice a pennello di protezione per i metalli. Perché poi si vede, credo che lo possiate vedere anche voi, che ci sono dei piccoli accumuli. Poi se ci sono veramente piccolissimi accumuli si possono togliere anche facilmente, magari utilizzando un ago, però in questo caso mi pare qualcosa di più. Allora vedremo. Rimandato a settembre. Intanto il procedimento è questo, lo possiamo usare insomma con sicurezza anche in altre occasioni con altre vernici. Non dimenticatevi, per quanto riguarda la bigiotteria, il Noxid Spray di cui abbiamo parlato nello scorso video. Ok, io spero che queste notizie siano utili, vi siano state utili. Torneremo sicuramente su questo argomento delle vernici di protezione. Intanto vi mando un saluto e un abbraccio. Ciao!